Patrizia De Rosa, ci troviamo davanti al distretto sanitario di Via Michetti a Vasto perché c'è un problema importante. Mancano dei dispositivi sanitari. Cosa succede? Allora, io ho mio padre con il diabete mellito sia 1 e 2 e mio padre di legge gli toccano degli sensori che sono da 20 giorni che mancano questi sensori. Io sono venuta da 3 giorni per prendere questi sensori, ma non arrivano, non ce li hanno. Io mi tocca svegliarmi la notte e andare a misurare il diabete a mio padre. Ecco, tuo padre cosa rischia se non si misura il diabete? Il coma. Già ha avuto 2 coma diabetici mio padre. Ecco, dall'ASL cosa ti hanno detto? L'ASL mi ha detto che chi mi dice che devono arrivare, chi mi dice che non ci sono, ma i motivi... Io ho mandato anche email a tutta l'ASL, non mi hanno risposto. Cioè, io devo andare a comprare oggi il freestyle a mio padre che costa 83 euro e fra 15 giorni, se non arriva, io devo ricacciare di nuovo 83 euro. Ribadiamo che sono presidi che spetterebbero di diritto a tuo padre secondo il piano terapeutico. Mio padre ce l'ha scritto nel piano terapeutico, sì. 2 freestyle al mese.